Ehi Cuccio, ben ritrovati al vostro Underlink 91 su Nazume Eleven, tre lampo folgorante. Oggi si va per l'ultima partita per le qualificazioni del girone asiatico contro i Fire Dragon. Avete dormito tutti bene? Sì, capitano! Jack, se vuoi andare in bagno, questa è la tua occasione. Sono a posto, capitano! Sembrano tutti in ottima forma e forse alcuni di loro hanno anche perfezionato le nuove tecniche dettate da Quagmire. Bene, io purtroppo non sono ancora riuscito a padroneggiare la mia nuova tecnica. Beh, una tecnica imparata a metà non serve a niente, dico bene? Tranquillo, Mark, hai già perfezionato tecniche in campo e puoi farlo ancora. Sono sicura che questo duro lavoro darà i suoi frutti. Lo penso anch'io, grazie Silvia. Dobbiamo cercare di mantenere un atteggiamento positivo. Questa potrebbe essere l'ultima partita di... Eh? Che cosa hai detto, Mark? Niente. Bene, tutti sull'autobus in Azuma. Dimostriamo a questi Fire Dragon che anche noi abbiamo il fuoco dentro. Sì! Parliamo con il signor Veteran sull'autobus. Pronti per la partenza? Oh, finalmente la finale asiatica. Ci siamo. Che succede? Ehi! Crow! Cosa? Ciao, Hawkins. È un po' di tempo che non ci si vede. Che cosa hai in mente, Crow? È una partita importante da giocare, giusto? Siamo solo venuti per farti gli auguri. Guarda, tutti questi ragazzi non sarebbero quello che sono senza il tuo aiuto. Forza, ragazzi, fategli un bell'applauso. Dacci un taglio. Sappiamo tutti che non sei venuto qui a fare il tifo. Posso sentire cambiare tono, bello. Tu non vuoi che ti succeda qualcosa prima della partita, giusto? Se non si tolgono di mezzo rischiamo di perderci la partita. Dobbiamo partire subito se vogliamo arrivare in tempo. Ah, che cosa possiamo fare? Mark, andate. Mi occupo io di loro. Cosa? No, così faresti solo il loro gioco, Archer. Se fai a pugni con loro rischi di essere squalificato. Bene. Se è questo il prezzo che devo pagare, lo pagherò. Questo è un problema mio e solo mio. Non permetterò che rovini anche il vostro sogno. Vediamo come se la cava stavolta il leggendario Archie Tiracalci. Archer, no! Non ti scaldare, Mark. Posso vedermela da solo con questi smidollati. Non è quello che mi preoccupa. Devi giocare la partita con il resto della squadra. Tu sei un membro della squadra, non ti lasceremo qui. Senza te, la Azuma Japan non è completa. Mark. Oh, che tenerezza. Mi viene da piangere. Ora lascia la manina della mamma e vieni qui a prenderle. Oh! No, Archer! Ma che... Capo, lascia fare a noi, capo! Finge. Finge, brutto. Non ti permetteremo più di fare bullo, Crow. Tu non sei il nostro capo. E ora smammate. Quindi, tutti voi. Archer, capo, vai alla partita! Se non avessi incontrato te, capo, sarei rimasto una nullità, uno sbandato. Invece mo, facendo parte di una gang, no? Quindi già lì stava allenando con noi lui. C'aveva la divisa della Raimon. È arrivato il momento di ripagare il mio debito con te, capo. Iniziando da ora. Prometti che non ci deluderai, capo. Saremo felici solo quando ti vedremo portare la squadra alla vittoria. Archer, capo! Forza, capo! Il mondo ha gli occhi puntati su di te! Finch. Andiamo, Mark. Come in 4 contro 1, 2, Ti devo 3, un 4, favore, 5, Finch. 6. In 3, in 4 contro 6. Sarai sempre il mio eroe, capo.
stanno tosti sti ragazzi, eh? Sì, posso anche andare ad Hokkaido, me l'hanno sbloccata automaticamente. Ci tocca una partita molto importante ora. Ci siamo. Dai! Tutto è pronto per il grande evento! La partita finale del girone asiatico! Inazuma Japan sta per affrontare Fiore all'occhio della Corea, la temibile squadra dei Fire Dragon! Quale di queste promettenti squadre otterrà l'accesso al campionato mondiale? Sì, forza Inazuma Japan! Evviva, urrà! Oh! Caspita, Hide! Il pubblico di tutto lo stadio sembra davvero scatenato. Mi fanno male le orecchie con tutto questo baccano. Non c'è nessuno lì da voi. È la vostra occasione, Inazuma Japan. Mostratemi il vostro talento. Fatevi vedere quanto amate il calcio. Didi, dov'è Paparino? Come mai ancora non è arrivata? Paparino, Papino. Arriverà tra poco, tesoro. Su. Adesso pensiamo a fare tifo per Axel. Forza Axel, sei tutti noi! Sì, forza Axel, viva Axel, sei un campione! È libero questo posto? Sì, è libero, si accomodi. Quindi ha deciso di venire. È libero il posto? Sì, però stiamo in piedi per comodità. Nulla da ridire. È arrivato il momento che tutti aspettavamo. Vinciamo questa partita ed entreremo di diritto nella fase finale. Sì, capitano! Oi! L'Inazuma non si smentisce mai. È entusiasta ed esuberante come al solito. Afrodite? Una ragione in più per batterli. Sarà ancora più soddisfacente. Del resto la vendetta è un piatto che va servito freddo. Oh, aspettavamo questo momento con ansia. Faremo terra bruciata attorno a voi e alle vostre speranze di vittoria. Torch, Gazelle, che ci fate qui? Sono i miei compagni di squadra. Gazelle, noto anche come Bryce Whitingale ed ex giocatore della Diamond Dust dell'Alius Academy. E Torch, conosciuto come Claude Beacons e vecchio membro della Prominence. Adesso giocano entrambi con me. Nella migliore squadra di tutta l'Asia, noi siamo i Fire Dragon! Il Fire Dragon? Ma questo è il nome della nazionale coreana! Perché dovreste giocare per la Corea? Su via, Sharp! Cosa c'è di sorprendente nel rappresentare la propria patria in uno sport in cui possiamo fare la differenza? La propria patria? Sei coreano! Beh, non l'avrei mai detto. Afrodite ci ha rintracciati, chiedendoci di entrare in squadra. Come resistere alla tentazione di affrontarvi di nuovo? E non pensate di affrontare gli stessi giocatori di una volta. Abbiamo affinato le nostre abilità fino alla perfezione. È tutto a servizio del nostro capitano, l'unico e il solo, il grande Chang Soo-Choi. Chang Soo-Choi è qui. Salve, è un piacere conoscervi in Inazuma Japan. Speriamo di giocare una bella partita. È un piacere anche per me. Mi auguro tu faccia attenzione in campo. Dopotutto ti ritroverai a fronteggiare la forza di un drago. Un drago? Esatto, un drago che rischia di bruciarvi vivi se non fate attenzione. E se questo non basta a gelarvi il sangue, provate a fissare l'oscura profondità dei suoi terribili occhi. Ok, ci proviamo. Quindi Torch e Gazelle fanno parte della squadra coreana. A quanto pare, se è così, dobbiamo assolutamente vincere questa partita. Dobbiamo farlo per noi e per Quagmire e gli altri. La nostra preoccupazione principale adesso è Choi. Il suo controllo del campo di gioco è leggendario. È davvero così forte? Beh, sì. Sul serio non ne ho mai sentito parlare di lui. Il più grande e acclamato regista di questo sport. Il maestro dei maestri. Uno dei più grandi giocatori mai vissuti, detto anche il Doma Draghi. No, il Doma Draghi è solo Lance. Il genio strategico più brillante dei nostri giorni! Rilassati, quattro occhi, ce la caveremo! Anche noi abbiamo un regista geniale della nostra squadra. Vero, Jude? Ascoltami bene, Caleb. Se non prendiamo le cose sul serio, giocando uniti come una vera squadra, non ce la faremo mai.
Bla bla bla. Risparmia fiato, Sharp. Tanti io sarò relegato in panchina come al solito. Spetta a te farci vincere, fenomeno. Ma perché si comporta in questo modo? È così antipatico. Non badare a lui, Jack. Lascialo perdere e ignoralo. Non abbiamo bisogno di lui. Beh. In effetti è vero. Parla col figlio quando siete pronti. E noi siamo pronti, accidenti. Sì che lo siamo. Anzi, no, devo recuperare le energie. Bene, Silvia, noi siamo pronti ad affrontare i Fire Dragon. Ecco, c'è la partita che deciderà se andremo in finale oppure no. Dovrebbe essere... La finale non è questa, allora. La prossima, perché... Accederemo alle fasi finali dopo questa partita, quindi... Boh. Mi sembrava che fosse questa l'ultima. Ehi, Axel, quello è tuo padre, vero? Alla fine è venuto. È venuto a vedermi giocare per l'ultima volta. Axel, sei proprio sicuro che questa debba essere la tua ultima partita? Cerchiamo di concentrarci sulla partita ora. Se ci lasciamo distrarre da altre questioni, non vinceremo mai contro la Corea. Mi aiuterò a qualificarmi per la fase finale dell'FFA, costi quel che costi. Tutto il resto può aspettare. Siamo d'accordo allora. Diamoci da fare e vinciamo questa partita, Axel. Va bene. Spero che tu ci stia guardando, Finch. Attenzione, mondo. Arriva gli Inazuma Japan. Archer sembra molto carico, vero? Già, così carico che secondo me potrebbe anche esplodere. Per me va benissimo così. Anch'io mi sento motivato e pieno di energia. Senza contare che ho anche imparato una nuova tecnica. L'ho battezzata Tuono del Lupo. È una tecnica che lascerà tutti a bocca aperta. Ta-da! Ora Thor ha imparato il richiamo del... il tuono del lupo. Il richiamo, il tuono, 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 tuono! Evans! Credi ancora di poter vincere? Certo, mister! Abbiamo lavorato sodi negli allenamenti e siamo diventati persino più forti di prima. Ho anche avuto un'idea per una nuova tecnica di parata che riuscirò sicuramente a perfezionare durante la partita. Non possiamo perdere. La fase finale del mondiale ci aspetta. Non hai ascoltato nemmeno una parola di quello che ho detto, non è vero? Che razza di capitano sei? Eh? Te l'ho già detto. Giocando così non avete nessuna possibilità di vittoria. E tu come reagisci? Ignorando le mie parole e sprecando tempo per imparare tecniche nuove. Tu non sei un vero capitano. Cosa vuol dire, mister? Voglio dire che finché non capirei cosa vuol dire essere un capitano, non sarai mai utile a questa squadra. Evans, tu resterai in panchina. Cosa? Ora ascoltatemi bene. I seguenti giocatori scenderanno in campo. Sharp, Greenway, Frost, Swift, Wallside. Voi siete nella formazione iniziale. Evans e Stonewall in panchina. Greenway e Axel lo vorrei mettere qua. Vabbè, Archer lo lascio stare per questa partita. Lo capirei presto, Mark. Ad ogni modo la Corea ha davvero un bel simbolo come stemma. Aspetta, però mettiamo Axel qua. Perfetto. Ora già va meglio. Già va molto meglio. Arco e freccia poi come formazione mi piace un casino. Mi piace. Iniziamo noi, ma è inutile. Tanto dove andiamo, andiamo. Perché loro ci fanno sempre la tattica speciale dall'inizio. Inizia. Cos'è? Te la stai gustando? Incredibile. Questo è il tipo di giocata che uno si aspetterebbe da Fire Dragon, puntuale e coordinatissima, nessuna spavatura. Bene ragazzo, ti sei divertito, ma la tua corsa finisce qui. Niente ci fermerà. Ehi! Affronteremo il mondo! La strategia! Grande! Bella Sean, ottimo tempismo. Per imparare l'astra glaciale non c'era momento migliore. Incredibile, Sean! Sei stato straordinario! Da dove hai tratto fuori questo numero? E Sean che impara l'astra di ghiaccio e tanta roba. Interessante!
Allora la strategia dell'Inazuma Japan si basa su... Molto bene. È arrivato il momento. È l'ora della tattica suprema? Molto bene, capitano. Sentite il ruggito del drago, sentite il potere del pressing perfetto. Questa me la ricordo perché mi piace un sacco, mi piace. Eh sì. Rubi palle in maniera esemplare. Ah, accidenti. Sean, stai bene? Cosa diamine era quello? Ah, deve essere difficile rimanere lucidi davanti a tanta perfezione. Lo scopo è proprio quello. Ammettiamo il pressing finché l'avversario non è bloccato dalla paura e dalla confusione. Questa era la nostra tattica speciale. Il fiore all'occhiello dei Fire Dragon. La forza inarrestabile del pressing perfetto. Sean ha perso alcuni punti energia. Che bello. Il drago mostra i denti e dispiega le ali. Si sta preparando a scatenare un'altra tecnica incredibilmente potente. Sentite la rabbia furente del drago. Che le fiamme bianche e roventi del suo soffio vi consumino. È giunto per voi il momento di provare il brivido del gelo della paura. È il momento del grande caos. Cioè? Ah sì. Vabbè. Eh già. Una tecnica speciale con 3 giocatori. Come faranno a fermarla? No, se continua così saremo... Non ne avete abbastanza? Allora i draghi colpiranno ancora. Pressing perfetto. Ah, se continuano così non riusciremo a fare neanche un passaggio. Figurarsi una delle nuove tecniche speciali. Tecniche speciali? Ah, ma certo. Non avete bisogno di tecniche speciali. Allora era questo che intendeva. Sapeva che il pressing perfetto non ci avrebbe permesso di usare le nostre tecniche speciali. E quindi non c'era bisogno di allenarsi con quelle. Allora che andate a rimettere a frutto l'allenamento in qualche altro modo, eh? Ragazzi, ricordate l'allenamento fatto nel fango? Proviamo a giocare come se fossimo di nuovo su quel campo. È vero, dobbiamo passarci la palla senza farla rimbalzare. Come faranno a impossessarsi della palla se vengono circondati ogni volta che fanno un passo? Lasciate fare a me, riuscirò ad aprire un parco nel pressing perfetto. Non credo che un signor nessuno possa riuscire a contrastare la nostra tecnica migliore. Vedrai di cosa ti combina questo signor nessuno. Preparati. Yeah! Oltre il cielo. Oltre il cielo. Era ora. Era ora. Cosa? Il pressing perfetto è stato vanificato da un panchinaro. Non è possibile. Ce l'ho fatta. Ok, ora tocca a voi. Ora avete la palla. Fate qualcosa. Oh no, devo essersi fatto male alla gamba. Gli abbiamo detto di non strafare nell'allenamento. Jordan ha perso alcuni pie. I draghi sono stati sconfitti. Pressing perfetto vanificato. Cominciate a piacermi voi dell'Inazuma Japan. Hai imparato la tattica speciale oltre il cielo. Questa tattica ci permetterà di passarci la palla senza farla rimbalzare a terra. E questo significa che non dobbiamo più preoccuparci del pressing perfetto. Forza, approfittiamone. È arrivato il momento di segnare. Dai Jack, forza. Ok. Sei pronto Jack? Sì. Dai cavolo. Volante. Oh sì. Oh sì. Quanto è bella sta tecnica. Quanto è bella. Ehi amico Jack, che fai? Non è giusto, quella tecnica era quella che avremmo dovuto seguire noi due. Che importa, un gol è sempre un gol. La turbina volante è tutta vostra ragazzi, buon divertimento. Ora possiamo davvero cominciare a giocare come sappiamo fare? Forza ragazzi, facciamogli vedere di cosa siamo capaci. Nathan ha imparato la turbina rotante. Vai. E allora giochiamo come sappiamo fare. Accidenti a voi se sappiamo giocare bene. Ondata perforante, eh? La metti su questo piano? Va bene, va bene.
Allora dovrò rubarti palla se ci riesco. Mio Dio no. Non va bene. Mano di luce e basta. Per forza non ha più alcun PT. Andrebbe fuori comunque, andrebbe fuori. Però vabbè. Ok, a te Axel, mandala via, mandala via. In questo momento devo solo pensare a mandarla via. Non mi interessa recuperarla a tutti i costi. Devo solo spazzarla più lontano possibile dalla porta. Devo mandarla più avanti possibile e poi dopo so io come segnare. Archer è tua, ehi Archer. Buonanotte Austin. Però il problema è che se Austin fosse stato un pochino più veloce avrei saputo recuperarla meglio. Tiro per forza, tiro. Richiamo del lupo, non c'è Austin. Non capisco dove stia. Nonostante il chiaro tridente, l'attacco con arte... No, dai! Ah beh, volevo vedere. E gli è partita sotto le gambe, gli è partita la palla, non lo so, eh. Bloccarla era un po' difficile, sai com'è. Però intanto è gol. Continuiamo a fare pressing. Quindi non devo preoccuparmi più di tanto alla fin fine, dai. Allora, Thor sta lì per difendere da Frodi. Ok, c'è Greenway, la ripassa avanti. Grande Sean, tu vai qui che sei in perfetta posizione. Grande, grandissimo. È ottimo. È ottimo. Tira. E il ruggito della tigre. Vai. Sperando di segnare, eh. Sperando di segnare. Non è abbastanza forte, E va bene. Va bene comunque, va bene. Non c'è problema. Ok, va bene. Jack stava un pochino avanti e mi piace molto. Ah, facile a dirsi, questi qui sono davvero forti. Stiamo facendo del nostro meglio già solo per stargli dietro. Ragazzi. Ehi, Axel. Pensi davvero che abbiamo qualche possibilità di provare la nostra nuova tecnica? Certo, Austin, c'è ancora tempo. La partita non è finita. Sei pronto, Stonewall? Sta mandando Caleb in campo. Era ora. Ma perché, mister? Lui non fa parte della squadra. Ha fatto pochissimo in allenamento. Perché farlo giocare in un momento simile? Lui è il nostro Johnny. Gli avversari non hanno informazioni su di lui. Che cosa significa? E così sarei un Johnny. Ma non che mi dispiaccia. È furbo, Travis. Lui non ha ancora giocato nessuna partita. La squadra coreana non ha nessun dato su di lui. Ora avete capito. Questo potrebbe andare a nostro vantaggio. Non credi, Jude? Mark. Sicuramente. Mark ha ragione, e lo sai anche tu. Hai svolto il tuo dovere, Jude. Ora fatti da parte e lascia il controllo della situazione a chi è più forte di te. Stai zitto, Caleb. È arrogante. È presuntuoso. A questo punto mi sa che devo fare gol con Axel e Austin. Era cominciato il secondo tempo e io guardavo la partita con il fiato sospeso, chiedendomi perché fossi stato escluso. Qualsiasi cosa dica Caleb, la sua agilità non teme confronti. Darà sicuramente del filo da torcere ai coreani. Quindi l'allenatore Travis ha tenuto Caleb in banchina per tutto questo tempo? Perché voleva usarlo come asso nella manica. Deve aver ideato questo piano tempo fa, sapendo quanto sarebbe stata importante questa partita. Incredibile. Chi vuole diventare forte deve agire in maniera forte. È una filosofia che in genere non condivido, ma... Allenatore Hillman? C'è una ragione per cui Caleb vuole diventare così forte, sai? Suo padre era un semplice impiegato.
Quando era piccolo, suo padre fu costretto a prendersi la colpa di un errore fatto dai suoi superiori, e per questo perse il lavoro. Senza il lavoro gli fu impossibile pagare i suoi creditori, e le cose si misero male. Alla fine tutta la famiglia cadde in rovina. Caleb, un giorno diventerai una persona potente e importante, vero figlio mio? E allora gliela farei vedere a tutti. Mamma, devo crescere e diventare un uomo forte e importante. Devo diventare potente. Così decise di diventare forte a tutti i costi, e per riuscirci cominciò a frequentare posti con gente pericolosa. Fu così che... Beh, il resto della storia lo conosci. Ray Dark si serve di lui, e poi se ne sbarazzò dopo la storia con l'Absolute Royal. E così si ritrovò di nuovo solo. Ma io sono riuscito a vedere qualcosa in lui. Sapevo che aveva del talento, ed è per questo che gli ho chiesto di far parte della squadra. Wow, non sapevo niente del suo passato. Grazie allenatore Hillman, credo di capirlo molto meglio ora. Ma questo non cambia la situazione in campo, giocando così Caleb non potrà mai far parte di questa squadra. Mark, se la squadra continua così potrà dire addio al titolo mondiale. Allora, cosa pensi di fare? Io... non lo so... come... come possiamo vincere questa partita? Cosa dovrei fare io? Mantieni la calma e concentrati. Smettere di guardare la partita. Non è là che troverai la soluzione. Dimentica completamente la partita. Concentrati sulla squadra. Solo sulla squadra. Quindi se mi concentro sulla squadra riuscirò a capire come fare per vincere. Ok, mi concentro sulla squadra. Solo sulla squadra. Non ci credo! Per una volta ha passato la palla! Sì, ma non c'era nessuno a riceverla. Vista la traiettoria e la velocità della palla avrebbe dovuto essere semplice. Ma che fate? State tutti dormendo, cercate di prenderla, stupidi! Ma che succede? Di solito non ho problemi nell'intercettare un passaggio del genere. Credo di aver capito. Sì, ora è tutto chiaro. I passaggi di Caleb sono precisissimi. Sa come si muovono gli avversari e come giocano i suoi compagni, ma la squadra non ha fiducia in lui e così non riescono a collaborare e a giocare uniti. Ah, sembriamo così fiacchi, non sopporto l'idea che finché gli altri ci vogliono giocare così. E Archer in allenamento gioca benissimo, ma durante le partite non conclude niente. Ho capito perché. Hai paura di sbagliare, vero Archer? Hai paura di fare una figuraccia. Quindi piuttosto eviti di toccare la palla. Devo dare tutto me stesso. Dobbiamo arrivare in finale. E poi dovrò dimenticarmi del calcio. Per sempre. E tu, Axel? Nonostante quello che hai detto, sei troppo distratto in campo, vero? Lo sono tutti. Non riescono a giocare uniti come una squadra perché ognuno pensa ai suoi problemi personali. Allenatore Travis, io... Hai capito finalmente. Hai capito finalmente cosa voglio da te. Ecco. Sì, mister. Io sono il capitano di questa squadra. Devo... Bene, allora smettila di farmi perdere tempo e tira fuori le unghie. Devi portarli alle finali, Evans. Hai i numeri per farlo. Sì, mister. Ottimo. È il momento di fare gli ultimi passi verso il torneo mondiale. Metti Mark in campo. E andiamo a conquistarci questa partita. Dai ragazzi, su. Voi quattro, ascoltatemi. Bentornato capitano. Ma che avviso c'era a tutti quanti? Non volete vincere il titolo mondiale? Mark. E allora basta distrazione, tenete gli occhi su Caleb. Ignorate ciò che dice e concentratevi su quello che fa. Sta cercando di giocare con voi. Ma voi non riuscite a capirlo. Mark, come possiamo intercettare passaggi del genere? È impossibile. Come fai a saperlo se non ci provi, Austin? E tra l'altro, che cosa avresti da perdere? Ok, muoviamoci ora. La partita non è ancora terminata. Ottimo ragazzi, così vi voglio. Dai. Sembra che il ritorno di Evans abbia favorito l'integrazione di Stonewall nella squadra. E allora sarà meglio bloccarlo prima che ci faccia troppo l'abitudine. No, lo stanno isolando! Caleb, da questa parte! Bah, non esiste, questa palla è mia. Eccolo là, questo aspettavo. Ma che succede? Avete visto Jude e Caleb che giocano insieme? Ah, tu, Caleb, vogliamo entrambi vincere questa partita, ci conviene collaborare. Se Caleb non avesse sincronizzato quel tiro con Jude, non sarebbero riusciti a realizzare quella tecnica.
Quindi ci ha davvero studiati per tutto questo tempo. E noi pensavamo che stesse solo lì in panchina a brontolare. Io te la sto preparando per quando sarebbe arrivato il suo momento. Anche lui vuole vincere questa partita. Ehi, voi piccioncini, quando avete finito abbiamo una partita da giocare. Sì, Caleb. Se solo fosse un po' meno scontroso. Ecco finalmente il Caleb che conosco. Già, è proprio lui. Quindi sono finalmente riuscito a capire come giocare insieme a Stonewall. A quanto pare. Sono una frana. E sto trascinando tutti con me nel baratro. Archer, capo, forza, capo. Il mondo ha gli occhi puntati su di te. Ma non deluderò Finch e gli altri come farebbe un perdente. Forza, Hawkins, datti da fare. Che cosa succede, Archer? Di cosa hai paura? Stai parlando con me. Io non ho paura di niente. Hai paura di sbagliare e fare una figuraccia, vero? È per questo che ti viene l'ansia ogni volta che il pallone si avvicina. Chi commette errori non è un debole, ma lo è chi non gioca al massimo delle proprie possibilità. Oh! Coraggio, facci vedere quello che sai. Sembra quasi che tu ti compiaccia a sentire la tua voce, Mark? Dai, su. Ma sei tu il capo. Tanto vale provare. Esatto. Questo è lo spirito giusto. Sono Archer Hawkins. Quelli come me non commettono errori. Attacco volante. Sei cambiato. Sembra che giocare non ti piaccia più come una volta. Axel, vuoi davvero che la tua avventura come cannoniere della Raymond finisca in questo modo? Il risultato è certo solo dopo il fischio finale. Non è questo lo spirito con cui abbiamo sempre giocato. Questa è la tua occasione di far vedere a tuo padre cos'è veramente il calcio per te. Sfruttala! Mark. Axel, ti prego, provaci. Se non ce la metti tutta, non arriveremo mai alle finali. Tu una volta mi hai detto qualcosa di molto simile. Che ti prende? Che ne è del grande giocatore che veneravo? Osti. Avete ragione entrambi. Perché mi preoccupo così tanto? Non importa cosa mi riserverà il futuro, non perderò mai la mia passione per il calcio. E sarò sempre un membro di questa squadra. Non ho bisogno di altro. Farò quello che ho sempre fatto: mettercela tutta per vincere la partita. Esatto. Questo è l'Axel che conosco. È il momento di mostrare la nostra tecnica. Passagli la palla, così può tirare. Le abilità di Mark sono migliorate grazie all'entusiasmo. Oh, il martello del colosso, ottimo. Avanti ragazzi, giochiamo a calcio. Tu pensa ad avanzare, non ti preoccupare per me. Anche se così facendo se li ha consumati tutti. È il tuo momento. Oh! Austin scoppia di energia. Andiamo, Axel! Adesso, Austin! Sì, sono pronto, Axel! Ruggita! Di fuoco! Oh. Oh. Che bello! Ce l'abbiamo fatta, Axel, finalmente! Non ti scaldare troppo, Austin, hai ancora molta strada da fare. Hai ragione! Moglie mia, mi duole ammetterlo, ma sono un po' invidioso del nostro ragazzo. Corre sul campo così pieno di energia, così vivo. Sono 30 anni che faccio il dottore ormai. Mi chiedo quando mai mi sono sentito io così vivo in tutto questo tempo. Desideravi tanto che diventasse un dottore come me un giorno. Ma non posso fargli questo, non posso privarlo di qualcosa che ama tanto, di una passione che lo fa sentire se stesso. Devo lasciare a lui la scelta. Deve essere lui a decidere cosa fare della sua vita. Mi capisci, vero, mia cara? È il momento di lasciarlo andare. È finita, è proprio sullo scadere ho fatto gol. Che bello. Che bello, che bello. È fatta. Vecchia spilla, grande. Vittoria. Vittoria. Vittoria! No!
Bravissimo, Mark! Ci sei riuscito! È arrivato il momento di sfidare insieme sì. Mark! Hanno vinto, Silvia! Congratulazioni! Bravo, Mark! Oh, mio Dio! Ben fatto, ragazzo mio! Era ora, era ora. Se questa è la strada che vuoi intraprendere, Axel, io non ti ostacolerò. Figlio mio, devi seguire il tuo cuore. Ce l'abbiamo fatta! Entreremo nella fase finale! Sì, ce l'abbiamo fatta davvero! Incredibile! Giocheremo nel campionato mondiale! Urrà! Ah, che bello! E tutto questo grazie a te, Archer! Accidenti, non riesco a crederci! Giocherò nel campionato mondiale! Eh sì! Attento, Archer! Qualcuno potrebbe pensare che ci tieni veramente! Finalmente ho capito come essere un vero capitano! E questo grazie a voi! Mark! Abbiamo perso, una sconfitta netta. La vostra reputazione è meritata in Azuma Japan. Che partita! Persino io ho sentito il mio cuore ardere dall'emozione. Ascoltatemi, Azuma! Dovrete giocare le finali animati dalla sacra fiamma della vittoria. Se perdete, ve la vedrete con me, intesi? Mark, promettici che rappresenterai con onore il continente asiatico. Tutto il mondo dovrà riconoscere la grandezza dell'Oriente. La grandezza, la forza, la guerra. D'accordo, lo prometto. Bene, bene, bene. Non montatevi la testa. Questa è l'ultima volta che ci battete. Ah sì? Beh, nemmeno voi ci batterete. Ehi, Axel, dov'è finito? Chi sarà l'albero? Papà. Hai giocato una bella partita, figliolo. Eh? Sono curioso di vedere come ve la caverete nella fase finale del campionato mondiale. Grazie, papà. Sono davvero felice per te, Axel. Questo significa che continueremo a giocare a calcio insieme, fantastico! Vieni, Axel, la cerimonia di chiusura sta per cominciare, non vorrei mica perdertela, vero? Non me la perderei per niente al mondo. Prossima fermata, Liocott! Sì, preferisco chiamarlo Liocott piuttosto che Liocott, mi viene più naturale. Un mese dopo, il giorno in cui l'Inazuma Japan si prepara a partire per la fase finale del mondo. È finalmente ora di partire per Liocott, dove si trova la fase finale dell'FFI. Buona fortuna a tutti! Jordan, e anche tu, Sean. Tirati su, Mark, non fare quella faccia da funerale. Saremo di nuovo con voi, men che non si dica, vedrai. Invece no. Considerati fortunato a non esserti rotto la gamba, Frost. Sarai fuori da giochi per almeno 2 mesi. Sean sembra mingherlino, ma in realtà è un tipo veramente tosto. Tornerà con noi prima di quanto non si creda. Ehi, ciao ragazzi! Bentornato Kevin. Ciao David. Per il momento saranno Kevin e David a sostituirvi. Benvenuti nell'Inazuma Japan, ragazzi. In tutto questo tempo non hanno mai smesso di allenarsi per restare a vostro livello. Sono pronti a giocare. Non preoccuparti, Sean. Darei una mano ai ragazzi finché non ti sarai rimesso. Tu concentrati solo su come tornare in forma più presto e non voglio sentire lamentele, chiaro? Certo, Kevin. Grazie, amico mio. Jordan, ti aspettiamo tutti a Liocott. Grazie. È dura dover lasciare la squadra in questo modo, ma almeno vi ho aiutato a raggiungere le finali. Ho fatto quello che Torch, Gazelle, Quagmire e gli altri non sono riusciti a fare.
nessuno mi considererà più una mediocre seconda scelta. Questo è sicuro. Nessun membro di questa squadra potrà mai essere considerato una seconda scelta. Oh, ciao Sanford. Sei venuto ad approfittare delle disgrazie altrui, vero? Beh, cerca di non ostacolarci. Non vogliamo una palla al piede. Che hai detto? Lascialo stare, David. Jude, dall'ultima volta che ti ho visto, sei cambiato. Ragazzi, il jet in Azuma è già pronto a decollare alla volta di Liokot. Appena possibile, dovreste andare in aeroporto. Il jet in Azuma? Vuole dire che andremo sull'isola di Liokot con un aereo privato? Wow! Come pensavi che ci saremmo andati? Forse a nuoto su una tavola da surf? Non mi stupirei se avessi già pronto il costume. Forza, prepariamoci ad andare in aeroporto. È giunta l'ora di volare verso le finali del campionato mondiale. Kevin e David sono tornati in squadra. Eccoci. Ma ha paura per caso il nostro amichetto surfista? Accidenti, Jack, hai messo in valigia tutta quella casa? Beh, ecco, io ho potuto riportare qualche spuntino in più in caso mi venisse fame durante il viaggio. Ehi, Harley, sei sicuro di stare bene? Sto tremando come una foglia. Amico, io odio volare, ho le vertigini, voglio tornare a casa mia sull'oceano. Sì, voglio tornare a casa, mamma! Fermo lì, ormai è troppo tardi per tornare indietro, bello mio. Salirei a bordo come tutti gli altri, forza e coraggio! Io l'ho preso l'aereo, non è niente di che alla fin fine. Ah, non c'è niente di meglio di una meritata vacanza. E questo sarà memorabile. Puoi dirlo forte. Andiamo, ragazzi! Ide, l'aereo per l'isola di Liokot sta per partire, dobbiamo andare adesso! Ide, volevo chiederti una cosa. Negli ultimi tempi ti sei allenato molto, come mai? Che vuoi dire? Sono un'ottima squadra, nessuno la mette in dubbio. Ma davvero credi che riuscirebbero a batterti? È impossibile! Non sono affatto infallibile. Sei sempre così duro con te stesso. Anche i tuoi compagni stanno per imbarcarsi su un aereo. Pensi di raggiungerli quando saremo sull'isola di Liokot? Non ancora. Per il momento se la possono cavare anche senza di me. È vero. Probabilmente non avranno neanche bisogno del tuo aiuto per vincere il torneo. Forza allora, muoviamoci! Mark Evans. Nella fase finale dell'FFI, la tua Inazuma Japan va a fronteggiare la sfida ancora più impegnativa. Continua a credere in te stesso. Continua a batterti con tutte le tue forze in ogni partita. Non vedo l'ora di incontrarti. Eh già. È ora di partire. Siete pronti per sfidare il mondo intero? Sì, allenatore Travis! Forza ragazzi, alla fase finale dell'FFI! Sì! Yeah! Che è? Vincerete, me lo sento. In un aeroporto italiano. Forza Orfeo, ale Italia, ale ale. Avete sentito bene, cari telespettatori? Questo è il boato di migliaia di tifosi in attesa di salutare i loro beniamini italiani! Sono venuti qua per celebrare la nazionale italiana, l'Orfeo, e incitarla per l'ultima volta prima del mondiale. Ciao Paolo! Ciao Lacey, sei venuta? Come va la gamba?
Mi fa ancora un po' male, ma volevo essere qui a tutti i costi. Grazie, Lacey. Vinceremo l'FFA, te lo prometto. E voglio che dopo il torneo tu acconsenta a farti operare. Sì, sì, lo so. Abbiamo fatto un patto. Allora, Paolo, è quasi ora di andare. Va bene. Ciao, Lacey. Forza Orfeo, olè Italia! Ah. Grazie. Mi chiedo come abbia fatto a diventare biondo, ma... Paolo, una certa persona di tua conoscenza ci raggiungerà lì, Ocott, giusto? Sì. Così mi ha detto. E finché non ritornerà dovremmo impegnarci a mantenere intatto lo spirito dell'Orfeo. Contiamo tutti su di te, Paolo. Sono sicuro che non ci deluderai. Sarò all'altezza, ve lo garantisco. E adesso andiamo, forza Orfeo! Diventeremo i campioni del mondo, nessuno potrà fermarci! Wow. Finalmente atterriamo sull'isola di Liokot e ha inizio la fase finale del torneo. Affronteremo la temibile squadra inglese. Scopri cosa succede nel prossimo capitolo. Benvenuti nel paradiso del calcio. Mostreremo al mondo di che pasta siamo fatti. L'Inghilterra. Oh, baby. Non sono loro sono gli americani. La squadra inglese è Inghilterra, no? Mamma mia, bene, bene, bene. Sono più di 2 ore che sto giocando. Basta. Sono esausto. Ad ogni modo, Cuge, per questo video è finalmente tutto. In descrizione link per Twitter e per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.